Ancora qui sul palco di Ricicla TV continua questo tour de force sostenibile di Ricicla, ultimo giorno di Ecomondo. Siamo in compagnia del presidente di Fisionire, Andrea Fluttero. Fisionire, l'associazione che raccoglie le imprese del riciclo e del recupero italiane. Presidente Fluttero, lei nel 2012 con il nostro amico Roberto Cavallo ha fatto un viaggio nell'Italia dei rifiuti, un viaggio in video molto interessante. Nel 2012 lei era in Senato, sono passati 5 anni, non è più in Parlamento, adesso è presidente di Fisionire. Da rappresentante delle imprese, come valuta questa legislatura che ormai volge al termine, naturalmente sul fronte dei provvedimenti messi in campo per la green economy? Direi che anche sugli aspetti ambientali è una legislatura che è apparsa a tutti un po' sofferta, come purtroppo ormai da molti anni capita. Le legislature del nostro paese si erano create molte aspettative sulla possibilità che il Parlamento e il Governo affrontassero i temi dello sviluppo legati all'industria dell'ambiente, quindi alla green economy in generale e ovviamente al riciclo e al recupero in particolare, quando venne annunciato già parecchio tempo fa l'intenzione di emanare il cosiddetto Green Act. Si era creata molta aspettativa, un po' tutte le associazioni hanno lavorato per produrre delle proposte da inviare, sono stati aperti dei tavoli, ci siamo confrontati, poi mese dopo mese la prospettiva è sfumata purtroppo e di conseguenza, se dobbiamo dare un giudizio complessivo su questa legislatura, non possiamo che constatare che è stata una legislatura nella quale legati ai temi dell'ambiente si è legiferato in maniera un po' spot o sull'onda dell'emergenza o in maniera un po' casuale, ed è anche in questo caso mancato il disegno complessivo. Ci auguriamo, come associazione di categoria, come mondo produttivo che ha di fronte una grande opportunità di evoluzione e di crescita, quella della trasformazione dell'economia da lineare in circolare, che il recepimento della direttiva europea, quando sarà approvata a livello comunitario, possa davvero rappresentare il momento di svolta, il momento nel quale il Parlamento nazionale ci dà, concordandole con i settori produttivi, ci dà delle linee di indirizzo, delle linee guida, ci dà una strutturazione normativa in grado di aiutarci a fare quel grande passo in avanti, quel grande cambiamento che può portare benefici all'ambiente, ma anche portare al nostro paese, che parte bene perché ha una storia e una struttura industriale molto forte nel mondo del recupero e riciclo, può portare anche notevoli benefici in termini di PIL e in termini di occupazione. Ecco, adesso veniamo ad una questione particolare che sta molto a cuore a Fisionire e anche alle altre associazioni di categoria che negli ultimi mesi hanno dato vita ad un tavolo interassociativo sul riciclo e il recupero, la questione assimilazione. 20 anni fa il decreto Ronchi stabilì la necessità di adottare un decreto ministeriale, il decreto del Ministero dell'Ambiente, che regolamentasse il meccanismo dell'assimilazione dei rifiuti speciali e rifiuti urbani. Dopo 20 anni quel decreto ministeriale non è ancora stato emanato, c'è una sentenza del TAR che obbligava il Ministero dell'Ambiente ad emanare il decreto entro metà agosto, non c'è traccia di quel testo, a un certo punto è circolata una bozza, poi anche quella è sparita dai radar. Perché è necessario emanare quel decreto? Lei citava appunto una data molto antica, 20 anni fa. 20 anni fa, ecco, io credo che da 20 anni parliamo spesso di assimilazione e ci esercitiamo e si esercitano su questo argomento giuristi, avvocati, esperti, consulenti di varia natura, forse dimenticando di risalire a qual era probabilmente la motivazione che fece nascere l'esigenza di normare la possibilità di assimilare. E quindi si rischia di fare dei ragionamenti e dei discorsi un po' astratti. Io credo francamente che
l'esigenza di assimilare sia nata quando la raccolta rifiuti era una raccolta stradale. Oggi purtroppo in alcune parti del paese lo è ancora, ma in altre parti è ormai una raccolta porta a porta, per la quale non c'è il contenitore su strada nella quale la piccola azienda artigiana o commerciale può smaltire il rifiuto speciale magari senza pagare, cioè sostenendo rispetto alla pubblica amministrazione, al comune, dice: ma guarda che io pago un mio fornitore e quindi non ritengo di doverti pagare la tassa rifiuti. In realtà, quando hai i cassonetti su strada, la piccola azienda può smaltire nel cassonetto. Lo dico perché 20 anni fa io avevo una piccola azienda artigiana nel settore grafico a Torino, in una zona abitata, ma nella quale c'era una presenza di aziende artigiane, di piccole aziende artigiane, di capannoncini con varie attività, e i cassoni della raccolta rifiuti urbani traboccavano di scarti di lavorazioni artigianali, di imballaggi, di attività commerciali. Ora è chiaro che quella tipologia di rifiuto doveva essere assimilata, quindi diventare in privativa, perché quello era lo strumento che consentiva al comune di tassare quell'azienda artigiana che diversamente avrebbe potuto dire: ma io produco un rifiuto speciale, ho un mio fornitore, quindi non ti pago, ma in realtà usava quel servizio. Questo, come dire, per ricondurre la scelta normativa alla reale ragione, perché oggi quando si parla di assimilazione l'argomento cade sul problema dei bilanci dei comuni. Dice: ma sai, non possiamo mettere in crisi i bilanci dei comuni. Ma la norma, l'esigenza di normare e di definire quella possibilità di classificare e di assimilare, io credo sia nata per quelle motivazioni. Ora, a me pare che laddove non c'è più questa possibilità di evadere usando però il servizio, sia ormai una norma anacronistica, e il fatto che successivamente sia diventato un modo per aumentare gli introiti dei comuni rispetto magari a dei costi che sono eccessivi di un servizio, non possa essere una buona motivazione per continuare a far pagare costi eccessivi al sistema delle piccole e medie aziende del nostro paese, ma in alternativa i comuni dovrebbero agire sull'aumento dell'efficienza dei servizi di raccolta, migliorandoli, aumentando la competizione e la concorrenza tra i fornitori di servizi e evitando di utilizzare con artifici vari aziende pubbliche che magari non sono più in grado di dare quel livello di efficienza che oggi è richiesto. Dopodiché uno dice: ma perché voi ve ne occupate? Noi come diciamo settore di aziende che fanno raccolta ma che fanno riciclo e recupero ce ne occupiamo perché abbiamo ovviamente tutto l'interesse a poter andare a prelevare direttamente dai potenziali clienti privati che producono rifiuti speciali. Se questi non vengono assimilati, noi siamo in grado di offrire i nostri servizi, di approvvigionarci di materiale da riciclare a condizioni favorevoli per il cliente, ma anche a condizioni favorevoli per le nostre aziende, che quindi introitando del materiale da riciclare a condizioni economiche favorevoli saranno poi in grado di immettere sul mercato materia prima e seconda più competitiva. Possiamo sempre andare a comprare o a prelevare il materiale da chi ha fatto la raccolta in privativa, ma in genere i costi sono più alti, l'accessibilità è meno facile, quindi la nostra rivendicazione è quella di poter evitare l'assimilazione almeno laddove non c'è più il servizio di raccolta stradale. E poi il decreto prevede sia la tipologia di materiali che la quantità di materiali come elementi che sono discriminanti per l'assimilazione. Ecco, una corretta disciplina dell'assimilazione metterebbe le imprese del riciclo nella condizione di poter accedere ad una quantità di materiali maggiori, quantità maggiore, e a condizioni maggiormente convenienti a monte del processo di riciclo. Spostiamoci invece a valle per concludere. Che cosa c'è da fare su quel fronte per garantire sostenibilità economica al mercato del riciclo? Cioè, in parole povere, per impedire che i prodotti riciclati restino invenduti perché magari non concorrenziali sul mercato,
penso ad esempio ad una corretta disciplina del sistema dell'end of waste, che è ancora un po' incompleto. Più come che strumento. Una corretta disciplina è una disciplina, perché oggi è prossima allo zero la quantità di decreti che regolano l'end of waste. Senza la produzione dei decreti per l'end of waste diventa difficile vendere materie prime riciclate. Diversi altri sono gli aspetti che ostacolano lo sviluppo dell'economia circolare, non solo l'end of waste, ma la fluttuazione dei costi delle materie prime vergini sui mercati internazionali. Bisogna trovare dei sistemi per aumentare la loro competitività, quindi possono esserci azioni di tipo fiscale, riducendo il carico fiscale su questi tipi di materie prime seconde. C'è bisogno di lavorare a livello di ricerca, e quindi la nostra associazione ha raggiunto un accordo con Enea per favorire la collaborazione tra piccole e medie imprese e la ricerca pubblica. Insomma, sono diversi questi aspetti su cui abbiamo bisogno di lavorare nei prossimi anni, e se vogliamo davvero trasformare un sistema solido come quello nazionale del recupero e riciclo in un sistema industriale dell'economia circolare. Grazie ad Andrea Fluttero, presidente di Fisionire.